chi mi ha sentito la volta scorsa, o comunque l'anno scorso, abbiamo parlato estesamente delle funzioni delle proteine, delle pompe, dei recettori, dei canali, che sono tutte le proteine transmembrana. Oggi invece io vi parlerò dello strato lipidico della membrana, di cui l'anno scorso non abbiamo parlato. Perché sono importanti i lipidi? Perché determinano una protezione molto importante di tutte le funzioni cellulari, ma hanno il più alto potere energetico, quindi verranno poi smontati dalla membrana e utilizzati nel metabolismo cellulare in generale, in particolare epatico, per la produzione di ATP. Sono divisi essenzialmente in acidi grassi e lipidi essenziali, perché sono quelli che non vengono sintetizzati dalla cellula umana. In realtà vedremo che non è proprio così. Le cellule umane sono in grado di produrre bassissime quantità di alcuni acidi grassi, di alcuni lipidi che sono assolutamente importanti, e quello che sta venendo fuori è che, come abbiamo già anticipato, la nostra dieta è squilibrata, quindi noi in realtà introduciamo una quantità sbilanciata dei diversi tipi di lipidi, che adesso vi andrò a spiegare. Nel nostro corpo ci sono circa 15 kg di trigliceridi, che rappresentano il 90% dei lipidi della membrana plasmatica. L'altro 10% sono il colesterolo, le cere e le sfingomieline, di cui parleremo la prossima volta. I trigliceridi hanno questa struttura del fosfolipide, in cui c'è una testa polare che normalmente sta nelle fasi stabili delle nostre membrane, all'esterno o all'interno della membrana, quindi sulle due superfici, e il gruppi invece superfici e il gruppi invece apolari, idrofobici, scusate, che sono rappresentati in due acidi grassi, stanno apposti fra di loro nei due strati del bilayer lipidico. Queste, ricordatevi che non parlo solo della membrana cellulare esterna, ma di tutte le membrane di tutti gli organelli, per cui anche le micelle, i lisosomi, il reticolo endoplasmatico, la membrana nucleare, sono tutte uguali e hanno quindi tutte la funzione e tutto quello che andrò a spiegare della composizione dei trigliceridi nella nostra dieta, e quindi quello che deve essere fisiologico nel nostro corpo, è importante per tutte le membrane. La membrana è comunque, anche se questo strato, doppio strato lipidico, è rivolto verso l'interno e verso l'esterno, non è perfettamente simmetrica, e questo è molto importante perché la funzione di membrana, dello strato esterno della membrana, è diversa dalla funzione dello strato interno. Per cui le teste polari in particolare e la costituzione degli acidi grassi, delle molecole che stanno all'esterno, sono diverse da quelle che stanno sullo strato interno. L'80% è fosfatidilcolina all'esterno, e vedremo le sfingomieline, perché sono molto importanti, sono quelle tipiche delle cellule nervose. La sfingomielina, sapete che è quella che costituisce la guaina di ricopertura dei nostri nervi. I sialoglicolipidi sono questo strato attaccato alla costituente glicidica, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che ha tutte le funzioni di riconoscimento e di adesione delle cellule. Nella parte interna invece c'è la fosfatidilserina e l'etanolamina, che sono quelle che abbiamo detto sono la parte attivante dei siti catalitici degli enzimi che stanno all'interno del citoplasma della membrana. Io questa volta non parlerò in particolare del colesterolo, come vi ho detto, l'ho solo riportato qua perché è molto importante la quantità e anche qua il bilancio fra il numero di molecole di colesterolo e il numero di molecole di trigliceridi. La membrana, per essere fluida, per forza deve essere composta da trigliceridi e colesterolo, perché hanno due capacità diverse di determinare la fluidità delle membrane.
nella membrana normale, vedete questo disegno giallo con i trigliceridi blu, ci fa vedere che il colesterolo deve essere ogni 2, 3, 4, 5 molecole di trigliceridi. Se ce n'è di più, il colesterolo che ha una struttura fisica, aromatica, quindi rigida, aumenta la rigidità della membrana. Allora, è importante, perché se non ci fosse il colesterolo, tutti i trigliceridi se ne andrebbero spasso per i cavoli loro, sarebbero completamente disorganizzati, la membrana sarebbe troppo fluida e non avrebbe la capacità protettiva. E tutte le proteine, anche quelle che i canali ionici, eccetera, non sarebbero organizzati come rimangono organizzati. Dall'altra parte, se c'è troppo colesterolo, quindi vedete le alte dosi plasmatiche, se diventa un trigliceride, una molecola di trigliceride per ogni molecola di colesterolo, noi abbiamo l'arteriosclerosi. E vedremo i vari step del perché il colesterolo può aumentare o diminuire all'interno della costituzione della membrana. Ci deve essere un rapporto determinato che è 1 a 2, 1 a 4, molecole di trigliceridi e molecole di colesterolo, altrimenti la membrana plasmatica varia la sua fluidità, o diminuisce o aumenta. Poi ho riportato anche questa cosa della temperatura, che effettivamente varia fra gli animali, più un confronto fra gli animali, sempre per dire il colesterolo negli animali a sangue caldo, proprio perché altrimenti i trigliceridi si sfargerebbero troppo, stabilizza la fluidità della membrana. Negli animali a sangue freddo, come ad esempio la foca, ha tantissimo colesterolo, perché se non ci fosse invece il colesterolo, la sua membrana sarebbe rigidissima e la foca rimarrebbe a livello del ghiaccio sulla banchisa e non riuscirebbe più a muoversi. Ma riparleremo del colesterolo come nelle patologie in altre lezioni. Cosa sappiamo dei fosfolipidi? Abbiamo detto che questo è il fosfolipide, ha la testa con la colina, abbiamo detto il 90% sono coline, poi c'è il gruppo fosfato, c'è il gruppo del glicerolo, la molecola del glicerolo, a cui sono attaccati questi due acidi grassi. Quello che noi possiamo modulare e che varia tantissimo con la nostra dieta sono proprio gli acidi grassi. Per questo noi parliamo molto spesso degli acidi grassi, degli omega 3, 6, 9, perché sono gli acidi grassi. La parte polare della testa è abbastanza stabile. Gli acidi grassi possono essere saturi o insaturi. Il primo, questo qua in alto a sinistra, è quello saturo. Vuol dire che tutti i legami del carbonio, ricordate che gli acidi grassi sono queste lunghe catene di atomi di carbonio idrogenati. Se sono saturi vuol dire che non hanno nessun legame doppio. Tutti gli atomi di carbonio sono legati a quattro atomi, i due carboni laterali e i due idrogeni. Vedete? E la struttura e la conformazione tridimensionale, di nuovo, ritorniamo di nuovo, assomiglia tantissimo al folding delle proteine. Anche in questo caso il folding che viene determinato da questi legami hanno una funzione fondamentale nella membrana. I saturi quindi sono questi che non hanno nessun legame doppio, vuol dire che sono diritti come dei paletti. Ma la nostra membrana, se fosse tutta impacchettata con solo questi paletti, sarebbe rigidissima, rimarrebbe tutta concentrata, tutti i paletti uno vicino all'altro, e non saremmo in grado di avere nessuna fluidità, non ci sarebbe la permeabilità e comunque sarebbe un materasso rigido. Invece, almeno uno, per cui il disegno classico è proprio quello, almeno una coda deve essere un acido grasso insaturo, che deve avere almeno un legame doppio. Ma vedremo che non basta neanche questo. Nel nostro organismo la cosa più importante sono i poliinsaturi. Proprio perché più sono poliinsaturi, quindi più hanno un numero alto di legami doppi, più si ricurvano. Curvandosi determinano, quindi se sono tutti curvi così, ce n'è uno diritto e uno curvo, uno diritto e uno curvo, vuol dire che la membrana, tridimensionalmente, lo spazio della membrana è più distante, non possono impilarsi tutti come degli stecchini. Quello storto ha una gamba storta che non fa sì che l'altro gli vada completamente vicino. Allora, uno, lasciano lo spazio al colesterolo.
due, lasciano spazio alle proteine, transmembrana, che sono i canali, le pompe, tre, determinano proprio la fluidità della membrana, perché non si riesce ad impacchettare come una palizzata. Ora, mantenendo i legami doppi, questi sono tutti, devono avere almeno un doppio legame, ok? Sono tutti insaturi. Se poi hanno un solo doppio legame, meglio. Se hanno tanti doppi legami, questo diventa, questo discorso che adesso vi faccio è ulteriormente peggiorato. Nel senso che devono avere almeno un legame doppio. Se voi guardate la struttura di questi due acidi, uno si chiama cis e l'altro si chiama trans. Fino alla freccia verde sono perfettamente uguali. Hanno la loro catena di carbonio, hanno gli idrogeni 2 per ogni carbonio, perché sono tutti legami semplici, hanno il primo legame doppio, in cui i due idrogeni sono quelli rossi, lo vedete? I due idrogeni sono solo da una parte. Se io ho il cis, vuol dire che dopo il primo legame doppio io ho due legami semplici e poi il secondo legame doppio. Il che vuol dire che io tridimensionalmente in natura, e pensate che il 90% degli acidi grassi in natura sono cis. Se io ho due legami semplici, ho lo spazio di avere un atomo di carbonio con i due idrogeni, di nuovo come dicevi tu, che ruotano. Poi ho la curva e ho il secondo legame doppio. I trans invece, abbiamo detto, fino alla freccia verde sono perfettamente uguali. Dalla freccia verde io ho un solo legame semplice, ho subito dopo un legame doppio di nuovo. A quel punto lì, quell'atomo di carbonio lì è fregato, non riesce più a girare, ma ti rimane un atomo, le due frecce rosse, ti rimane un atomo di idrogeno a sinistra e un atomo di idrogeno a destra, che non riesce più a girare proprio perché, come hai detto tu, tridimensionalmente. Allora, la costituzione tridimensionale finale è che la gambetta non è più tanto curva, diventa molto più lineare e diventa molto più rigida, quindi assomiglia molto di più a quella dell'acido grasso saturo. Il problema è che alle nostre cellule questi acidi trans non piacciono. Le cellule umane sono state montate per avere i cis. E ci sono pochissime forme, ce ne sono di forme naturali. La sfingosina e il fatto che, allora, pensate che i trans, abbiamo detto, sono molto più diritti, quindi si impacchettano di più. La sfingomielina, che è costituita dalla sfingosina, è una enorme, importantissima barriera del sistema nervoso, dei nervi, deve essere più resistente e più impacchettata, quindi usa i trans. Ma questo è un esempio molto particolare in cui il nostro organismo accetta i trans. Altrimenti i trans sono dei destabilizzanti della membrana cellulare. Vanno a determinare, a promuovere, vi faccio vedere subito dopo come, il processo infiammatorio, in particolare a livello delle piccole arterie, dell'endotelio delle piccole arterie, e quindi sono il primum movens per l'arteriosclerosi, la malattia cardiovascolare e la malattia vascolare in generale degli arti inferiori e del cervello. Infatti, proprio per questo motivo qua, perché è tossico, l'Unione Europea li ha banditi, sia l'Unione Europea che l'FDA, nel 2002 li ha banditi ufficialmente, sulla legge, sulla carta. In realtà nella nostra alimentazione non sono banditi, solo a New York, perché i ricchi americani di New York downtown, scusate, ebrei, hanno deciso che loro i trans non li volevano, e visto che loro sono quelli che decidono per New York, New York e la Danimarca sono gli unici due, New York come città, solo come città, e la Danimarca come paese, sono veramente trans free, non hanno accettato e hanno deciso che sono completamente banditi. L'Unione Europea è arrivata a un accordo ad avere nella nostra alimentazione il meno del 2%. Ma adesso vi faccio vedere che cosa fa l'industria alimentare. Quello che è cambiato nella dieta degli ultimi 50 anni è che mentre una volta c'era il contadino, ognuno di noi, ma io mi ricordo, mio nonno aveva l'orto, aveva i polli, aveva le galline. Non andavamo a comprare tutto il supermercato.
Adesso, non so se voi siete più fortunati di me, io vado a comprare tutto il supermercato. Quindi l'industria alimentare e quindi tutta la catena di produzione di queste e tante altre cose che vi faremo vedere, ce la prendiamo, chi ci piace o no, se andiamo a mangiare al ristorante ci prendiamo purtroppo questo tipo di problema. Allora, abbiamo detto, il trans ce n'è pochissimo in natura, diventano più lineari, quindi in realtà sono più, si conservano molto più facilmente, si ossidano molto più lentamente, perché se sono più impacchettati lasciano passare meno ossigeno, quindi più sono impacchettati e più difficilmente l'ossigeno arriva. Hanno un punto di ebollizione e un punto di fumo molto più alti, quindi ci vengono effettivamente raccontati come buoni per cucinare. Tu lo puoi far friggere, non fuma, non si brucia, teoricamente dovrebbe essere migliore. Cosa fa l'industria? Visto che le catene sature e trans sono più stabili, lui lo idrogenizza. L'idrogenazione è una processo chimico utilizzato dalle case farmaceutiche, dalle case di produzione degli alimenti, che aggiunge degli atomi di idrogeno. Se loro prendono i oli cis insaturi, poliinsaturi o monoinsaturi, cercano di mettergli l'idrogeno e farli diventare saturi, perché saturi sono più resistenti, hanno l'alto punto di ebollizione, eccetera. Ma la fregatura è che facendoli diventare saturi, cercando di farli diventare saturi, loro trasformano i cis insaturi al 15% in trans. Quindi con l'idrogenazione in realtà tu non ottieni solo, non ottieni tutti i saturi, perché tu non ci riesci, è un prodotto, un procedimento chimico che come al solito ha un bilancio. Tu dai cis insaturi, non ottieni il 100% dei saturi, che già sarebbe, già comunque non vanno bene, perché sono quelli tutti impacchettati. Ma io non solo tengo i saturi, tengo anche una quantità di cis che si ruotano e diventano trans, perché l'atomo di idrogeno, guardate questa figura, è facilissimo, l'atomo di idrogeno che determina il doppio legame, il secondo legame, basta che si capotti sull'atomo di carbonio prima. Per cui con l'idrogenazione tu gli dai l'energia perché l'atomo di idrogeno si capotti, rimane in saturo ma diventa trans. E tu ti becchi nelle margarine, nei burri, in tutte queste cose qua. Allora, loro prendono degli oli di semi molto poveri, dei semi che vengono prodotti in Africa, che costano pochissimo, che sarebbero, hanno pochissimo potere nutritivo, hanno pochissimo potere energetico, magari hanno dei profumi e dei sapori cattivi, però costano poco, li idrogenizzano e fanno diventare e fanno le margarine, che poi ci raccontano le margarine semi particolari che hanno tutte le caratteristiche di questo mondo, in realtà quello che noi ci prendiamo è che diventano saturi e trans e quindi sono tossici, anche se tu ne mangi pochi sono tossici perché sono trans. Già sarebbero tossici se fossero solo saturi, il saturi è il burro, non voglio dire che il burro forse alla fine è meglio, ma il burro è acido butirrico, è tutto saturo, però almeno un grasso animale naturale dovrebbe essere naturale. Allora il burro è tutto saturo, acido butirrico non c'ha neanche, però è nato così, non l'ha fatto la casa di trasformazione alimentare, è nato come saturo. Se io invece faccio questo lavoro lo faccio diventare trans. Ci tenete conto che tutta l'epidemiologia del modello 2 ha spostato l'alimentazione americana dai grassi naturali, dall'olio d'oliva, quel che è, verso le margarine. Peccato che nel frattempo è avvenuto il crollo del costo degli oli vegetali, olio di colza, olio di mais, quello che è, per cui l'idea che non era sbagliata di che sono criminali grassi animali, paradossalmente oggi rischi meno a mangiarti la bistecca buona
che non a mangiarti la margarina del conto. L'altro aspetto devastante è che se io ho un ristorante, una pizza, la pizza è la peggior cosa che tu possa mangiare. Mi spiace che io sono un amante della pizza. Che cosa succede? La pasta si conserva. La pasta fatta con questi oli, tu la fai, non l'hai venduta tutta oggi, domani va ancora bene. Pensate alla pasta Barilla, sta 6 mesi, 1 anno nel supermercato. Tutta questa pasta che sta lì 2 anni è per forza fatta con questi acidi grassi, altrimenti non si conserverebbe. Le patatine fritte, sono obbligate a avere gli acidi grassi trans. Allora c'è una spinta sul ristoratore, sul pizzaiolo, sulla gente, è molto più vantaggioso economicamente usare gli acidi grassi trans, perché si conservano, tengono la cottura, non puzza, è solido, è buono dal punto di vista gustativo. E questa è una trappola mortale, perché il ristoratore, il pizzaiolo, quant'altro, non usa più come mia nonna il grano con l'olio d'oliva, metti 2 cucchiai d'olio d'oliva nella pasta, ti rifilano questa roba qua. E quando ti sei rifilato questa cosa qua è come se tu mettessi la scarpa sinistra nel piede destro, eh? La membrana cellulare cammina con la scarpa sbagliata. Puoi immaginare il dispendio di energia, la perdita di elasticità, l'attivazione del processo infiammatorio. Adesso Milena vi racconterà. Comunque fate attenzione, perché l'Occidente è una trappola mortale. Il pizzaiolo mica resiste, perché quello che lavora bene deve buttare via la pasta che avanza. Quello che ti rifila questa porcata la fa durare 1 settimana. È devastante il meccanismo. È veramente una trappola mortale da cui bisogna venire fuori in qualche modo. Okay. Perché appunto quello che diceva lei, tu parti già, da degli oli che sono poveri, quindi non costano niente. In più li idrogenizzi e quindi diventano a lunga vita, te li schiaffano dappertutto. Certo. Se voi andate al supermercato, io adesso che faccio attenzione, vado con Francesca, che è la mia lente di ingrandimento, perché sono oltretutto maledetti, lo fanno apposta, fanno le etichette sempre più piccole, è scritto nell'ultimo angolo in fondo a destra, ma con un font aria super nero, di quelli che non li vedi manco con gli occhiali, ma c'è scritto dappertutto idrogenati, olio di colza, olio di semi di, che cavolo di so, di pacche o di quelle robe lì che noi non conosciamo neanche. Quindi già all'origine non sono buoni e lo fanno apposta perché puzzerebbero. Adesso poi vi racconto l'olio di palma, io l'ho visto l'olio di palma in Congo, ma noi usavamo l'olio di palma, era una schifezza, è arancione, puzza come non so che cosa, è solido, per cui io però lo prendevo la palma, mi andavo a far schiacciare la noce della palma dalla signora in mezzo alla foresta, che lo schiacciava con una pietra. Almeno era olio di palma. Se tu compri l'olio qua come l'olio di girasole di mais, non ti prendi quello che io ho mangiato per 1 anno, che io posso dirvi che io per 1 anno in Congo non ho mai avuto mal di schiena, benché mi mangiassi la palma, e lo sapessi. Quello che tu ti prendi qua all'anno, chimicamente trasformato, lo hanno rifatto diventare olio, perché a noi la roba solida non piace, sembra lo strutto, sembra strutto arancione, a vederlo è orribile, sembra la maglia di Graziella. Gli hanno tolto lo hanno ritrasformato in olio, gli hanno tolto l'odore, gli hanno tolto il gusto cattivo, l'hanno estratto chimicamente, non è manco più olio di palma, parte già da un olio che è poverissimo, lo trasformi chimicamente e diventa una schifezza. E che cosa succede? Una volta che tutti questi bei grassi che noi ci siamo mangiati vengono inseriti dentro le membrane, di cui io parlerò oggi, però ci sono questi bellissimi enzimi, le fosfolipasi, che andranno a prendere gli acidi grassi, abbiamo detto, per fare l'energia, ma non solo, tantissime molecole vengono utilizzate come secondi mediatori. In particolare, adesso vabbè, a parte le fosfolipasi di ICEA, comunque, i recettori di cui vi ho straparlato l'anno scorso, in particolare GQ, cupulur receptor, che sono dappertutto, la prima cosa che vanno ad attivare, guardate il disegno qua sotto, la GQ cupulur receptor è quella verde, attiva la fosfolipasi C,
la quale va a liberare il primo acido grasso che viene trasformato in inositol trifosfato e in DAG. Il secondo step, la fosfolipasi A dal DAG, libera l'acido arachidonico. Che cos'era l'acido arachidonico? Ve lo ricordate? È il primo di tutta la cascata infiammatoria. Allora, tutte le volte che tu vai a attivare questi recettori, per qualunque modo, vi ricordate che i recettori di questi sono quelli della acetilcolina, dell'adrenalina, tutti quelli di cui ho parlato stamattina, Beppe, salvo gli steroli, sono quasi tutti G-cupulur receptor. Tutte le volte che tu vai ad attivare quello, perché devi andare a prendere il pullman, quindi devi correre per andare a prendere il pullman, o li attivi perché il tuo capo ti fa arrabbiare, tu in realtà attivi l'IP3, il DAG che ti servono per aumentare il calcio, grazie, ma io mi attivo anche l'acido arachidonico. E il PAF, il famoso aggregation factor delle piastrine, è sempre un acido grasso, è sempre lui, è un estere della fosfatidilcolina. Quindi mi viene il dolore cronico e mi aumenta l'aggregazione piastrinica. Quello che diceva Beppe stamattina, i russi a cui è cascata praticamente il paese, la politica, tutto in testa, perché gli è venuto l'infarto, mica perché se lo sono mangiato. Si sono arrabbiati come delle bestie, gli hanno attivato tutti questi recettori, si è attivato il PAF e gli è venuto il trombo. Quindi è vero il colesterolo, la dieta in questo senso qua, non perché mangiamo i trigliceridi, ma perché mangiamo i trigliceridi sbagliati. Ok? Allora, di quali poliinsaturi ci dovremmo cibare invece di quelli che mangiamo? Esistono tre poliinsaturi in natura che vengono utilizzati essenzialmente dalle nostre cellule, che sono gli omega 3, gli omega 6 e gli omega 9. Questa nomenclatura è quella chimica, che deriva semplicemente dal fatto che loro contano quanti carboni stanno prima del primo doppio legame. Poi possono essere monoinsaturi, poliinsaturi, e quelli che più sono importanti nella nostra dieta sono veramente i poliinsaturi, oltre i tre legami doppi. Gli omega 3, che sono quelli più importanti, adesso vi farò vedere perché, sono l'alfa linolenico. Fate molta attenzione perché li hanno chiamati tutti uguali. Allora, l'alfa linolenico con la N è un omega 3, mentre il primo degli omega 6 è alfa linoleico, senza la N. Ma il gamma linolenico è già di nuovo un 6, perché è semplicemente il primo legame sul gamma invece che sull'alfa. Quindi quello di cui noi abbiamo assolutamente necessità è l'alfa linolenico. L'eicosapentaenoico e il decosaesanoico, che quelle sono le sigle. IALA, EPA, DHA, lo trovate dappertutto con queste sigle perché hanno questi nomi. Perché hanno questi nomi lunghissimi? Perché sono degli acidi grassi a lunga catena. Quindi noi abbiamo necessità di aumentare nella nostra dieta gli acidi a lunga catena poliinsaturi. Quelli che noi mangiamo tutti i giorni invece sono l'acido linoleico, l'acido arachidonico, perché purtroppo vi farò vedere che ce lo danno anche da mangiare. Non solo ci attiviamo quello che abbiamo già noi nelle membrane, ma ce lo danno anche da mangiare. E il gamma linolenico. Gli omega 9 non sono essenziali, questi sono free fatty acid. Quelli sopra invece sono due classi, non è vero che non vengono prodotti per niente, vengono prodotti poco, per cui proprio per la necessità che noi abbiamo anche nella nuova società abbiamo bisogno di reintegrarli molto frequentemente con la dieta. In realtà gli omega 9 li possiamo anche produrre noi, le cellule epatiche li possono produrle. E sono l'acido oleico e l'acido ruccico. Perché sono importanti gli omega 3? Perché naturalmente nella nostra dieta dovremmo avere un equilibrio che è omega 3, omega 6, 1, 2, 1, 6. Il massimo ci deve essere una molecola di omega 3 ogni 6 molecole di omega 6. Per cui anche questo, ripeto, non è che gli altri omega 6 e omega 9 non siano importanti, sono tutti importanti, ma il problema è il bilancio, è l'equilibrio che c'è fra gli omega 3 e gli omega 6. Noi purtroppo mangiamo solo omega 6 per quel processo che vi ho detto prima. Mentre
nell'equilibrio naturale, quindi è 1 a 2, 1 a 6, la nostra dieta moderna è 1 a 15, 1 a 25. Allora vedete che è 4 volte sproporzionato a quello che noi dovremmo mangiare. La fregatura degli omega 3, perché non ce li danno da mangiare? Perché sono i più instabili, non resistono al calore, non resistono alla luce, non resistono agli ultravioletti, non resistono all'ossidazione. Quindi è difficile stabilizzarli, è difficile conservarli ed è difficile venderceli. Gli omega 6, come ho detto prima, sono invece molto più facili perché sono molto meno instabili. Per cui gli omega 3 o te li mangi, quelli sintetici, però siamo di nuovo sintetici, con gli integratori sintetici di omega 3. Dove li troviamo nella dieta? Allora, l'alfa, ricordate, alfa linolenico, c'è un po' dappertutto, nella carne, nel formaggio, nei grossi pesci, nei legumi. Parlerò appena dopo di questi della frutta secca, perché il grosso problema della frutta secca è che noi non compriamo più la frutta secca fresca, compriamo la frutta secca tostata. Se tu compri la frutta secca tostata, sei già fregato a priori, perché loro te la tostano con gli oli omega 6, di cui abbiamo detto di nuovo prima. E lui aveva già spiegato che c'è anche tutta la storia, ma è perché le intolleranze, ecco, perché le intolleranze? Perché tu c'hai i trans, loro sono tostati, anche se loro fossero buoni, poi vi faccio vedere, le noci hanno anche gli omega 6, ma se tu le, scusate, hanno anche gli omega 3, ma se tu le tosti con gli omega 6 trans, hai già rovinato tutto quello che poteva essere utile. Tenete conto che però l'acido linolenico, in realtà in tutti questi prodotti non è naturale, perché i bovini, come le nostre cellule, quindi la carne e quindi i prodotti che derivano, ma anche questi grossi pesci, prendono gli omega 3 dalle alghe. Lo spiego subito dopo. Le alghe, in realtà, le alghe marine sono le uniche che veramente producono gli omega 3. Allora, è vero che noi l'acido linolenico lo troviamo un po' in bassa concentrazione anche nelle carni, ma semplicemente perché glielo danno da mangiare. Allora, gli allevamenti, con il processo industriale di allevamento delle carni, hanno messo nei mangimi, hanno messo le alghe. Quindi anche questi omega 3 sono comunque di derivazione vegetale, perché i bovini, come noi, non produciamo omega 3. Quindi il formaggio dà la stessa cosa, i pesci lo mangiano dalle alghe. I legumi, ve lo farò vedere l'ultima foto perché è molto deprimente, in realtà sono degli OGM. Hanno creato degli OGM vegetali, quindi hanno alterato il genoma di queste piante per far sì che questi legumi che non producevano gli omega 3, adesso producono gli omega 3 come fanno le alghe. Ma è genetica, è OGM, siamo di nuovo a un prodotto non naturale. La frutta secca, ve l'ho appena spiegato, la fregatura che bisognerebbe veramente prendere quella fresca e farsela seccare e poi sbucciare. Quello che invece è ancora più importante, di cui noi siamo ancora più deficitari, sono i poliinsaturi con 5-6 legami CIS, che hanno questi due nomi impronunciabili, che sono molto instabili perché abbiamo detto sono poliinsaturi. Più sono poliinsaturi, più sono instabili, perché questi legami possono diventare o trans o diventare saturi. Dove li troviamo? Essenzialmente nelle alghe. Vi ho detto che gli omega 3 e in particolare questi due vengono prodotti originariamente solo dalle alghe. Dalle noci, c'è un'alta concentrazione nelle noci, solo le noci, non tutta la frutta secca, solo le noci. Il lino e l'olio di lino, i semi e l'olio di lino, il latte umano, per quelli fortunati di noi che possono mangiare il latte umano, ma che ovviamente anche in questo caso deriva dall'alimentazione della mamma. Se la mamma non mangia gli omega 3, il latte umano sarà povero degli omega 3. Quello più facile che noi possiamo mangiare sono tutti questi pesci, che, come diceva Beppe, le nostre nonne mangiavano, perché le nostre nonne mangiavano quello che noi chiamiamo il pesce azzurro, il pesce grasso, le sarde, le sardine, le aringhe, il tonno, le acciughe,
lo sgombro, sono tutti pesci piccoli che vengono nei nostri mari, nel Mediterraneo. Quindi una volta si... Scusa? No, allora, voglio dire, facevo il confronto con quello che mangiavano i nostri nonni. È vero che noi adesso possiamo mangiare le alghe e andare a comprare i semi di lino, ma mio nonno non mangiava i semi di lino, è morto a 102 anni. Io ho un bisnonno che è lui, è morto a 102 anni, ma non mangiava l'olio di lino, mangiava semplicemente queste verdure e questi pesci, che erano i pesci poveri, le sardine e le acciughe, lo sapete benissimo che sono. Se andate al supermercato, io sono andata l'altro giorno al mercato, ancora meglio, per 80 centesimi me ne hanno date 10 e io ho mangiato due volte. Se sei un po' più ricco, e adesso che ci sono i trasporti, possiamo mangiare anche il salmone. Quindi tutti questi pesci sono molto ricchi di omega 3 e in particolare di questi due che vi farò vedere, sono quelli che vanno nel cervello, sono quelli di cui in particolare è ricco il cervello. Non solo hanno la funzione di bloccare il sistema infiammatorio, ma vanno proprio nella struttura del cervello, ve lo faccio vedere dopo. Volevo solo fare una carrellata per sapere dove sono. Gli omega 6 di cui abbiamo detto, non solo ci becchiamo il cis, ma ci becchiamo anche i trans, perché le margarine di girasole, di mais, e tutte le margherite di questi oli di cui non sappiamo neanche la derivazione, le noccioline, vi ho detto fate attenzione alla frutta secca, perché le noccioline in particolare invece sono ricche proprio di acido arachidonico, te lo mangi proprio quello che ti fa venire l'infiammazione, non solo lo vai a stimolare con i recettori ma te lo mangi. E tutti i cereali, la nostra dieta, ora che faccio? La nostra dieta mediterranea italiana in cui ci mangiamo la pasta, il pane, i grissini, la focaccia, la pizza, sono tutti cereali. E non vi dico cosa vi racconterà lei dei cereali, perché così almeno vi demoralizzate, non vi fate venire il suicidio, perché lei ve ne racconta ancora. Io vi racconto i grassi dei cereali e lei vi racconta gli zuccheri, così fine della storia. No, io volevo aggiungere un pezzo sui pesci, ma sono brevissimo. Il pesce, fate attenzione a un'altra storia, piccolo e bello, dovete comprare i pesci a buon prezzo e grassi quelli di una volta, perché c'è il problema della bioconcentrazione dei POP, cioè il pesce piccolo mangia l'alga, poi il pesce grosso mangia il pesce piccolo, il pesce intermedio mangia bla 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 bla, gli orsi bianchi stanno morendo avvelenati, le balene stanno morendo avvelenate, perché? Perché loro, avendo un tessuto adiposo, accumulano già le sostanze chimiche che il pesce più piccolo ha accumulato, quindi non è un avvelenamento diretto, anche gli orsi bianchi si stanno estinguendo, perché essendo così grossi, loro sono alla fine della catena alimentare e mangiando degli animali sempre più grossi e sempre più concentratori di veleno, hanno l'avvelenamento da arsenico, da DDT. L'orso bianco del polo muore perché è pieno di DDT fino qua. Allora avverto chi come me ama il pesce spada, io compravo il pesce spada che costa un occhio della testa, il pesce spada è uno dei pesci più bioinquinati a livello di bioconcentrazione, anche il tonno è bioinquinato, il salmone per qualche strana ragione e non è ancora, così grosso e viene dai mari del nord, il salmone allora, via, le... però non c'è il problema del colorante. Salmone in Italia, perché mi erano specialisti che hanno levato. Sì. Certo, è quello che dicevo prima, diventa molto difficile uscire da questo inghippo, perché se no siamo obbligati ad andare al supermercato, te ne ficcano sempre qualcosa. Tu cercando di mangiare queste cose qua, evitando le margarine, torni indietro di uno step, ma eliminarlo diventa veramente difficile, dovresti veramente avere l'orto, il frutteto, i polli, i conigli che ti fai tu. Ma se vai a già comprare il mangime, sei già curato. E qualunque cosa, l'acqua, gli devi dare ben l'acqua potabile, mica la produci, cosa fai? L'acqua della pioggia. Cioè tornare indietro, siamo ormai talmente, è tutto talmente incatenato che se non ti mangi questo ti mangi quell'altro, se non ti mangi il DDT ti mangi il colorante, se non ti mangi il trigliceride ti mangi la cera. Lei raccontava ad una sua cliente che le è andata a chiedere perché la frutta e la verdura non marcisce più. Certo, è tutta incerata, è tutta bella dipinta di una bella cera, di cui parleremo la prossima volta, come la sfingomielina, non marcirà mai, la puoi lasciare lì tutta la vita e sta lì, se tu la tagli marcisce, ma se tu non la tagli,
Un altro trucco è nel supermercato, sapete che vendono la frutta e la verdura sempre più in celofanata. Una volta ti vendevano un chilo di pomodori attaccati al rametto, adesso il rametto è dentro la scatola di plastica tossica in celofanata, perché finché in celofanata è bellissima e sta lì 3 settimane, tu la apri dopo 3 giorni nel tuo frigo e marcia, c'è il gas, mettono l'etere, non c'è più l'ossigeno, quindi non ossida, per quello che rimane bella, perché dentro quel pacchetto in celofanato non c'è l'ossigeno, nel momento in cui tu lo apri, e ci va bene se ci mettono il gas, cioè l'etero o l'alotano, che sono gas volatili, quando tu lo apri se ne va. Se ci mettono qualcosa di più tossico non lo sappiamo ancora, quindi non sorbiamo anche i gas. Le banane che arrivano dall'Africa, posso dirvi che a me che piace tanto andare in Brasile, le banane in Brasile sono diverse dalle banane italiane. Non so bene quale sia il processo, ma in Brasile non ci sono, le chiquita non ci sono. No, comunque la morale della storia è che non deve stupirvi allora che la lobby degli ebrei ricchi di New York ha deciso che ne veniamo fuori solo con la policy, con degli interventi politici, cioè deve esserci una regolamentazione politica di nuovo. Stamattina ho detto fate attenzione alla soggettivizzazione della medicina, non dobbiamo criminalizzarci cioè remi proprio contro, cioè l'industria alimentare va in direzione opposta alla salute, allora diventa un problema di politica sanitaria, diventa un problema di intervento politico normativo. Lo stesso ha fatto Schwarzenegger in California, molto attenti sono i danesi, molto attenti sono gli scandinavi, e quindi quando Scandinavia, ci sarà... La Danimarca e la Groenlandia sono molto attente. Gli Omega 9 sono utili, anche questi, sono quelli da cui il nostro corpo, questo l'Omega 9 è l'acido oleico, è l'unico da cui il nostro corpo è in grado di riprodurre una piccola quantità di Omega 6. L'acido oleico noi per fortuna è l'80% dell'olio d'oliva in tutte le salse, va benissimo per essere usato. Gli altri io li ho messi perché il sesamo, il girasole e l'avocado hanno gli omega 9, ma appena dopo vi faccio vedere un altro trucco, che anche questa la pubblicità ci insegna sempre la cosa sbagliata. Tenete conto che gli omega 9 sono la nostra bella cellulite, il nostro grassume che abbiamo qua è tutto omega 9. L'altro omega 9 è l'acido erucico, che è controverso nel senso che al di sopra del 5% è tossico, è vero, ma è l'unico che riesce a modulare il processo di allungamento di queste lunghe catene, appunto dei poliinsaturi a lunga catena, che se si produce in altre quantità, cioè l'acido cerotico si produce ad alte quantità, è quello che dà il danno funzionale delle cellule della copertura mielinica delle cellule e danno l'adrenoleucodistrofia. Quindi in questa malattia particolare, probabilmente geneticamente alterato il metabolismo di questi acidi grassi a lunga catena, quindi loro hanno bisogno di un'alta concentrazione di acido erucico. Altrimenti, che si chiama l'olio di Lorenzo, non avete mai sentito Lorenzo, quel ragazzino che aveva questa malattia, che peraltro è italiano, io non lo sapevo, è italiano questo ragazzino, è toscano. Per cui in questo particolare caso è stata studiata questa terapia e prodotto questo olio. In realtà al di sopra del 5% anche l'acido erucico è tossico. C'è purtroppo nella senape, che mi piace tanto e che me la mangio sempre. Allora, questo è un po', li conoscete, questi famosi triangoli di perché dovremmo mangiare. Questi sono gli omega 3 che noi in realtà non abbiamo, questi sono gli omega 6, i trigliceridi a mena catena, e quelli che invece noi ci mangiamo solo ad alte concentrazioni sono i monoinsaturi e i saturi a lunga catena. Qual è la differenza funzionale di questi trigliceridi? Loro ci raccontano sempre, gli omega 3 diminuiscono i trigliceridi, gli omega 6 riducono il colesterolo, salvo che poverini riducono tutti e due i colesteroli,
Gli omega 9 almeno riducono il colesterolo LDL e aumentano l'HDL. Ma al di là di questo cosa fanno? Sono tutti dei regolatori del sistema dell'acido arachidonico e quindi sono pro-infiammatori gli omega 6. Vedete che tutte e due, sia l'acido linoleico che il gamma linoleico e l'acido arachidonico in particolare, sono pro-infiammatori, pro-aggreganti. Gli altri due, quelli che noi non mangiamo mai, beh, noi un po' l'olio di oliva lo mangiamo, gli altri due sono anti-infiammatori. In più, in particolare gli omega 3, il DHA e l'EPA, vanno ad agire sulle membrane del cervello e vanno ad agire su tutte queste funzioni cognitive che dopo vedremo in particolare. Per tornare alla mia bellissima biologia molecolare, perché qualcosa vi devo far vedere, se no non mi diverto, queste sono le cascate degli omega 3. Gli omega 3 vengono prodotti dall'alfa linolenico, a cascata si produce l'EPA e il DHA che vanno a svolgere la funzione antinfiammatoria, perché loro producono le prostaglandine e i trombosani e le cotrieni della serie 3-5, cioè della serie dispari. Si dice che la serie dispari sono prostaglandine E3, la trombosana A3 e il leucotrieni B5 sono quelli antinfiammatori e appunto che vanno nel sistema nervoso, in particolare centrale ma anche quello periferico. Invece l'acido arachidonico casca sulla serie 2 e 4, quindi PGE2, trombosano 4 e leucotriene B4, e che attivano la cascata che vi ho fatto vedere l'anno scorso. Lì il punto è proprio c'è l'acido arachidonico. Questi sono tutti i farmaci classici con cui poi noi andiamo a modulare questa cascata. Però ragazzi, prima ci mangiamo l'acido arachidonico, ci facciamo venire l'infiammazione e poi ci andiamo a curare. Allora mi sembra tanto intelligente, se noi facessimo qualcosa prima sarebbe meglio. E questa è la slide che avevo fatto vedere anche l'anno scorso, con cui noi possiamo andare, noi con i medicinali diluiti dinamizzati possiamo andare a modulare le fosfolipasi, che sono quelli che estraggono, vi ho fatto vedere, gli acidi grassi dalla membrana, e la cascata dell'acido arachidonico, l'ECOS1 e l'ECOS2. Ma se noi andiamo ancora a priori a modulare la nostra dieta e quindi a cambiare i fosfolipidi, sarebbe meglio. Questo ve l'ho solo aggiunta, ve la leggete, perché per ogni acido ci sono gli alimenti che sono ricchi di quel particolare acido. Per riattaccarci a quello che diceva Beppe stamattina, allora se io mi attivo l'acido arachidonico e ho un'infiammazione cronica, non mi basta più essere solo inattivo e essere obeso. Anche quella bella signorina là, mezza nuda, che è bella magra come me, oh, questo qua, io non sono una sportiva, vado in bicicletta, ma quelli che fanno sport, in realtà se si mangiano un'alta concentrazione di questi cibi alterati avranno l'infiammazione cronica. E l'infiammazione cronica non si ferma lì, va ad agire su tutti questi tessuti, sugli adipociti e quindi ti dà la sindrome metabolica, sulle arterie e quindi ti dà l'arteriosclerosi, sul cervello, come vi faccio vedere dopo, e ti dà tutte le degenerative e, tanto per concludere, il tumore. Queste sono le vie metaboliche. Io vi ho fatto vedere il DHA, è vero che il DHA va nelle funzioni cognitive, l'infiammazione eccetera, ma guardate che cosa fa, attraverso alcuni step del suo metabolismo va ad agire sulle caspase 3 e quindi a modulare l'apoptosi, va ad agire sul CREB di cui ha parlato stamattina Beppe, sul BCL2 e quindi va sul ciclo cellulare. Il solito maledetto ARA va solo sull'infiammazione, in particolare qua stava per questo articolo si parlava di Alzheimer, quindi va sulla neuroinfiammazione e ti viene, è il primo step per farti venire l'Alzheimer. E la sclerosi a placche. E la sclerosi a placche, sì, tutte le neurodegenerative, certo, la demenza, la sclerosi a placche, tutto ciò che è a partenza infiammatorio. Ma ricordatevi, questo è a partenza infiammatoria, grazie, ma abbiamo detto che tutti i recettori a monte possono essere stimolati da qualunque cosa, che tu corra, che tu vada in bicicletta, che tu sia bello e figo e vada a fare le sfilate di moda, che tu sia arrabbiato perché il tuo capo ti fa arrabbiare, che tu sia insoddisfatto, che a te non piace il tuo lavoro.
Questo era solo per farvi vedere la capacità che ha il nostro organismo di produrre gli omega 3. Solo la cascata rosa che c'è là a destra, vedete, lassù in punta c'è il monoinsaturo, che è l'acido oleico. L'acido oleico monoinsaturo omega 9 viene trasformato attraverso tutta questa cascata in una molecola di DHA, una molecola di acido oleico e una molecola di acido arachidonico. Quindi vedete che questa è la cellula epatica, ok? Solo le cellule epatiche sono capaci di fare queste cose qua. La natura, la cellula epatica manterrebbe la concentrazione, il bilancio fra le due concentrazioni, produce, abbiamo detto, il bilancio deve essere 1 omega 3 su 2 omega 6. Cosa fa il nostro organismo? Da un omega 9, fa anche il calcolo matematico, da un omega 9 fa 2 omega 6 e un omega 3. Ma se io mi mangio 10.000 omega 6, la mia cellula epatica può fare tutto quello che vuole, non sarà assolutamente niente. Allora, abbiamo detto, il nostro grande cervello bionico super scintillante in realtà che cos'è? Una bella massa di grasso. Cioè, se poi lo guardi in fin dei conti è quella bella palla di grasso la schifosa, di cui il 50% sono acidi grassi poliinsaturi e il 50% è DHA. Allora, se tu non te lo mangi, tu non arrivi a 100 anni lucido orientato, perché quel poverino lì non ce la farà mai. La retina, molto importante. Tutti i bastoncelli e i coni, eccetera, eccetera, cioè la nostra capacità di vedere colorato è dato dal 50% di DHA. Tutto il sistema periferico di trasmissione neurologica ovviamente è DHA. Se noi andiamo a modulare la concentrazione del DHA, guardate, tanto per esempio, non sono tutte, ce ne sono molte di più, ma ho detto vabbè, facciamo una foto sola. Tutto quello che io posso modulare. Tanto per cominciare, tutte le neuropatie periferiche, l'epilessia e le retinopatie. Solo per parlare dell'organico, il dolore cronico, la demenza. Ma poi posso modulare la depressione, per le caratteristiche che ha detto stamattina Beppe, la schizofrenia. Non è l'unico meccanismo, non è che se tu mangi meglio ti passa la schizofrenia. Ma uno degli step della schizofrenia comunque sono anche la stabilizzazione delle membrane. Perché se tu non hai il DHA in concentrazione bilanciata, come abbiamo detto, tu hai l'ipereccitabilità della membrana e quindi l'ipereccitabilità neuronale. Periferica, l'epilessia, la schizofrenia, la rabbia, il bambino che va a scuola e sta 80 ore sul libro ma non impara assolutamente nulla, l'astenia, la demenza. Per passare al sistema cardiovascolare, tutte le placche ateromasiche, di cui parte farà anche il colesterolo, lo diciamo la prossima volta, vascolare periferico, tutte le aritmie, lo stroke. Solo per tornare sulla membrana, la cute, cos'è la principale fonte, ma tutte le membrane, per cui non solo le rughe a cui questa signora peruviana non gliene frega assolutamente niente, ma l'acne, la fragilità capillare, la perdita dei capelli, la psoriasi, tutti gli eritemi e tutta la disidrosi, la desquamazione, tutte queste alterazioni cutanee che possono diventare croniche e quindi infastidenti. Tutta la patologia infiammatoria cronica, dal dolore cronico, l'artrite reumatoide, l'asma, la psoriasi e per finire la trasformazione neoplastica, come abbiamo già detto tante volte, attraverso step successivi. Tutte le malattie, visto che il tessuto del sistema endocrino, diciamo, della donna è basato di nuovo sull'eccitabilità e sulla sensibilità delle membrane, per cui la mastodinia, l'atrofia della senilità, la menopausa, la sindrome depressiva della menopausa, la sindrome appunto cutanea della menopausa o tutte le altre alterazioni che sappiamo benissimo, la sindrome premestruale. Nella maternità, quante membrane biologiche vengono attivate nella maternità? Quelle materne per l'elasticità, la deformabilità e quelle del nuovo nascituro del feto che si moltiplica, si deve generare, moltiplicare, differenziare, maturare e se c'hai pure la gravidanza multipla, poligemellare, volevo dire lì, se non ti mangi gli omega 3 sei bene che fregata. Per tornare, appunto, questi sono di nuovo un elenco di alimenti che modulano questi step.
Ricordiamo, non ne parlo questa volta, ne parlerà diffusamente Francesca, ricordiamo che su tutti i lipidi un altro dei meccanismi di alterazione, quindi di iperaccettabilità e di destabilizzazione delle membrane nella componente lipidica sono i radicali liberi, di cui abbiamo già parlato l'anno scorso, ma che ripeteremo proprio con la terapia. Ultime tre foto. Cosa ci dice la pubblicità? Mangiate questi cibi che sono quelli ricchi di omega 3. Ma la fregatura è che se tu guardi queste tabelle e dici ah benissimo, io mi mangio tutta questa roba qua dal primo all'ultimo e va bene. No, specialmente per quanto riguarda gli oli, ma poi vi farò vedere questa, non so cosa riuscite a leggere, forse anche questa non si vede, ve la mando. Allora, molto importante in realtà è guardare di nuovo l'equilibrio fra gli omega 3 e gli omega 6. È vero che la soia in particolare ha degli omega 3, la soia ha una certa concentrazione di omega 3, questi ultimi qua in fondo. Vi ho fatto vedere le noci che hanno l'omega 3, ma quanti omega 6 ti mangi insieme? Allora, quello che tu devi guardare è di nuovo l'equilibrio. Se io già mi mangio gli omega 6 perché mangio tutte le schifezze del supermercato, io devo mangiare solo quelli là su in punta, solo quelli che veramente hanno tanti omega 3 solo, o mi compro gli integratori che hanno solo omega 3. Se io mi mangio l'olio di mais, è vero che c'ha, lo vedete questo qua, l'ultimo, o questo qua, l'olio di soia, l'olio di... è vero che c'ha un pochettino di omega 3, ma allora mi mangio una tonnellata di omega 6 di nuovo. Quindi in realtà queste famose oli per cucinare che non bruciano, non fumano, eccetera, eccetera, sono una fregatura. In realtà tu devi usare, questo è ancora più vedente, tutte quelle bottiglie là sono tutti gli oli che sono in commercio. Vedete che se io mangio l'olio di arachide, l'olio di soia, l'olio di mais, ce n'è veramente poco, gli omega 3 sono l'ultimo rosso alla vostra destra, mentre l'olio di lino, come abbiamo detto prima, è l'unico che veramente cambia il bilancio. L'olio di lino è veramente solo, cioè no, al 59%, non ha 59% di omega 3, l'olio di oliva ha il 60-80% di omega 9, gli altri sono tutti omega 6, salvo gli ultimi, il cocco e la palma, che sono praticamente tutti saturi, per cui sono quasi soliti. L'olio di cocco e l'olio di palma sono quasi semisoliti. Questo è di nuovo un altro esempio. Questi ve li faccio solo scorrere, ve li leggete, sono le piramidi, le famose piramidi che trovate dappertutto. Questa non sono riuscita a non metterla perché mi piaceva troppo. Cosa facevamo? Fino a 100 anni fa, vabbè, non dico questi, ma eravamo cacciatori, raccoglitori, c'erano i contadini che avevano i polli, andavano a pescare nel fiume, mio nonno andava a pescare nel fiume e si portava a casa la trota salmonata, l'acciuga o quello che gli aveva. Negli ultimi 50 anni siamo diventati questa bellissima botola che ce l'ha a destra. Chi è che si salva di questi? Purtroppo pochi, purtroppo veramente pochi. Solo le popolazioni africane, i negritos, che sono veramente isolati. Come abbiamo detto, gli Inuit mangiano la foca, che quindi è, abbiamo detto prima, per la storia del freddo, e ha altissima concentrazione degli omega 3. Il problema è che la foca noi non possiamo mangiarla perché è proibita, perché l'hanno ammazzata in tutti i modi, per cui adesso è vietata. Loro, abitando là, non si mangiano tutte le schifezze del supermercato, si mangiano solo le foche. E quindi sono fortunati. I giapponesi che mangiano il sushi e il salmone crudo in tutte le salse, mi spiace per Steve Jobs, cioè grande genio, ma è morto come un pollo, perché faceva parte di questa ultima dieta, si mangiava probabilmente l'hamburger e le patatine, non so io cosa mangiava Steve Jobs. Era un vegetariano stretto, ah, era un salutista. Però probabilmente vivendo negli Stati Uniti. Per completezza io ho messo quali sono i medicinali diluiti dinamizzati che vanno a modulare le complicanze della dieta alterate, che quindi vanno a modulare le concentrazioni del colesterolo, dei trigliceridi, in particolare degli LDL. Ma come ho detto prima, va bene, grazie mille, ci sono queste terapie, ma perché io devo andare a mangiare delle schifezze e poi curarmi? Preferirei non mangiare le schifezze a priori e non avere la necessità di prendermi questi medicinali. Questa era solo per ricordarvi, e vedete l'alterazione genetica che sta
che stanno pensando, ma che, da cui non siamo molto lontani. Lassù in punta ci sono le alghe, quindi queste microalghe sono le uniche che producono gli omega 3. Per natura gli omega 3, le alghe vengono mangiate dai pesci, noi ci mangiamo i pesci. Per natura noi ci potremmo, le popolazioni cinese, indiane, africane, eccetera, si mangiano le alghe. Tutto ciò non viene quasi più, non avviene quasi più. Quello che avviene è quello. Hanno preso il gene da quelle povere alghe che producono gli omega 3, le hanno ficcate dentro i girasoli, le hanno ficcate dentro dentro i legumi che poi danno da mangiare ai vitelli, li hanno messi direttamente dentro i cereali e ci fanno mangiare comunque i prodotti dell'industria alimentare arricchiti. Ma siamo di nuovo là, non è una roba naturale, noi ci mangiamo. Per carità, meglio che niente probabilmente, se tutto fosse arricchito in questo modo qua, ma comunque l'industria alimentare ce lo fa pagare. Non so che cosa ci fa lì in mezzo, perché io non voglio sapere tutti questi step, perché secondo me qualche altro trucco se lo trovano, perché quelli sono instabili, però fanno produrre artificialmente gli omega 3 al maiale che non ce l'ha, non è per natura, non è naturale che il maiale, il pollo poi prodotto industrialmente dentro queste stagere senza luce, senza aria, sia una cosa naturale. Dai, grazie.